Sono 3 mesi che non prendiamo uno stipendio, abbiamo avuto la cassa integrazione dopo 3 mesi, non sappiamo ancora ad oggi quanto potrà durare questa situazione e quando si rientrerà a settembre non sappiamo cosa ci aspetterà. Sono gli addetti delle mense e pulizie scolastiche a scendere in piazza per chiedere garanzie sul proprio futuro. Non si sa se si riesce a lavorare. Siamo dal 1° marzo senza riscuotere un euro, non sappiamo oggi attualmente con chi ditta siamo, con che cosa siamo, se siamo in ferie, siamo in permessi, siamo in cassa integrazione. Noi abbiamo la cassa integrazione dal 1° marzo al 9 maggio. Poi non si è saputo niente più. Una giornata di mobilitazione nazionale della categoria ad Arezzo con un presidio di fronte alla prefettura. Ci preoccupa anche settembre perché noi lavorando anche nell'ambito scolastico è per noi tutto incerto ora. Cioè come si fa? Io ho 3 mesi che non pago l'affitto e ho 2 figli da mantenere, sono monoreddito e comunque sia, cioè come me ce ne sono tantissimi. Nella provincia aretina i lavoratori delle mense scolastiche sono oltre 500, ai quali si aggiungono alcune decine di lavoratori che sono stati riassorbiti dallo Stato in occasione della reinternalizzazione dei servizi di pulizia avvenuta a fine dicembre, oltre a quelle in appalto nelle scuole materne e nidi. Non sappiamo proprio la mensa come verrà svolta. Quanti bambini usufruiranno dei buoni mensa, quanti bambini mangeranno, non si sa né come né quando, proprio niente. Lavoratori e lavoratrici che da sempre hanno assicurato un servizio delicato ed essenziale e che nel periodo del lockdown con la chiusura delle scuole hanno dovuto affrontare grandi difficoltà a causa degli ammortizzatori sociali arrivati a singhiozzo o addirittura nemmeno arrivati. I sindacati di categoria CGL, CISL e UIL assieme alle federazioni hanno chiesto adesso a livello nazionale che la copertura degli ammortizzatori sociali Covid arrivi almeno a 27 settimane. Ci vuole la certezza, la tutela degli operai, sempre, soprattutto, e ripeto, soprattutto negli appalti pubblici, perché siamo noi che paghiamo le tasse.